Torino. Ha azzerato tutti i concerti che avevo visto in precedenza. Ci sono anche dei miei amici qui in sala, con loro ho visto dei gruppi di qualsiasi tipo, ho visto i Foo Fighters, ho visto i Pearl Jam, ho visto Peter Gabriel, Clapton, Rolling Stones, Sabrina Salerno, mi piace ancora adesso. Ma dopo che vedi Springsteen non esiste più niente, perché lui è il profeta assoluto, è Dio, c'è un'esperienza, un rito quasi pagano, meraviglioso, solo positivo, perché tu adori quest'uomo meraviglioso che nell'arco di 4 ore, altro che i miei spettacoli, 4 ore, in cui tu ridi, piangi, balli, fai amicizia con tutti, condividi veramente gli aspetti più intimi, giusto per quelle 4 ore, poi, però è meraviglioso, tu esci fuori che hai un caleidoscopio di emozioni dentro che ti farebbe voglia di portarci le persone più care che hai nella tua vita, ti farebbe voglia di portarci tua moglie, la tua fidanzata, i tuoi migliori amici, e quando tu lo vedi una volta sei fottuto tutta la vita, diventi un testimone di Geova del boss, perché quelli che ascoltano Springsteen sono di un'ignoranza, musicale meravigliosa, conoscono tutti i b-sides del boss ma non sanno chi cazzo sono i Pink Floyd magari, ok? Però è così, anche io sono diventato così. E un'altra cosa che ti contagia immediatamente, tipo Scientology, no? Tu devi fare del proselitismo, tu devi convertire una povera pecorella smarrita che non è mai andata a un concerto del boss, tu la devi portare, ok? È un'opera di evangelizzazione che tutti quanti noi sentiamo dentro. Io ho fatto questa cosa con un comico che magari conoscete, Andrea Possa, all'epoca aveva 52 anni, aveva la minima della pressione a 120, gli ho detto: Andre, c'ho un biglietto in più, dai, te lo regalo, vieni a vedere il boss insieme a me. Va bene, che ora partiamo? Alle 5. Vabbè, dai, ascolta, no, no, 5 del mattino, perché io devo arrivare presto. Devo prendere il braccialetto per andare nel pit e avere l'opportunità di toccare il profeta, ok? E la cosa bellissima è che per riuscire a farlo devi fare almeno 9 ore fuori dallo stadio di San Siro. Possa, appena visto lo stadio, sapete che genuano, si ricordava di quando era la notte, si è tolto la maglietta, 9 ore sotto al sole, un eritema che neanche il fuoco di Sant'Antonio, cioè delle pustole grosse così, orrendo, schifoso. Però, vi giuro, alla seconda canzone, come era successo a me la prima volta, è scoppiato a piangere anche lui e non conosceva minimamente nulla, ok? Perché veramente, io volevo portarci mia figlia di 5 anni al concerto di Springsteen con delle litigate con mia moglie. Ma tu sei un coglione! Ma tu sei un coglione! Ma vuoi che le esplodano completamente i timpani? Non me ne frega un cazzo che le esplodano i timpani! Io la voglio dare in dono al profeta! Voglio che la tocchi durante Waiting on a Sunny Day, poi dopo gli ridonerà il dono dell'udito, porca miseria, come Padre Pio, porca miseria. Siamo così. Io l'ultima tournée, cioè sono veramente un neofita, cioè un dilettante, c'è gente che l'ha visto 95.000 volte, ok? Io l'ho visto l'ultima tournée 3 volte perché lavoravo, la sera avevo gli spettacoli, però l'ho visto 2 volte a San Siro e 1 volta a Zurigo, in Svizzera. Ora, andare a vedere il boss a Zurigo, dopo che l'hai visto 2 volte a San Siro, è un po' come fare un punta tour a Città del Vaticano, perché a San Siro devi fare delle coreografie che neanche per la finale di Champions, non so, tipo Our Love is Real gli hanno scritto, ok? Lui esce fuori e inizia a impazzire, perché sarà anche un idolo totale, però impazzisce e dà tutto, ok? A Zurigo, il concerto inizia alle 18:15. Cioè, ma non ti danno da mangiare neanche a San Martino. La moglie alle 19 mangiava. Ah, gli unici che arrivano prima, i cancelli te li aprono soltanto alle 16 del pomeriggio, gli unici che erano dentro sotto un temporale come quello che troverete questa sera, temporale del genere, gli unici dentro erano gli italiani, gli svizzeri nessuno, eppure era sold out, uno stadio intero sold out, arrivano tutti gli ultimi 10 minuti precisi, no? Perfetti, completamente anaffettivi, come solo gli svizzeri sanno fare, che tu dici, qua è pazzito, sembra che tu che andare a vedere Springsteen, sembra che andiate a vedere una partita di scacchi tra Napolitano e Mattarella, eppure li ha fatti ballare. Ma è dentro il teatro? Intanto state qua per forza, perciò vado avanti con il spettacolo, ragazzi.
fatti ballare, li ha fatti ballare, cantare, urlare per 3 ore e mezza. È stato uno dei concerti più belli del mondo, perché è questa secondo me la potenza di Springsteen. Io vi consiglio di ascoltarlo se non l'avete mai fatto, però vi consiglierei, speriamo che ci sia di nuovo l'opportunità, di andarlo a vedere dal vivo, perché se ad esempio Dylan passerà alla storia per la qualità letteraria straordinaria dei suoi testi, giustamente gli hanno dato un premio Nobel, Springsteen secondo me passerà la storia per quello straordinario coraggio di raccontare le proprie emozioni con una verità talmente potente che sembra quasi che racconti la tua di storia. È una verità quasi letteraria, e circolano una quantità di aneddoti pazzeschi su questa umanità, su questa autenticità, ok? Ci sarebbe da scrivere anche qui un'enciclopedia. A me piace ricordare però un aneddoto che riguarda la sua band, perché anche questo è fantastico. Lui ha una band che è una specie, non lo so, di banda fantastica, che si capiscono al volo, tutti amici, tutti ovviamente, alcuni non ci sono più, tutti hanno superato più o meno i 70 anni, e soprattutto non c'è più un membro storico della sua band, che era probabilmente il suo miglior amico, Clarence Clemons, non so se ve lo ricordate, era quel gigante di colore che suonava il sassofono. L'avete visto nei video di Born in the USA, se andate a vedere i concerti, ballano insieme come dei forsennati, si baciano in bocca, ok, alla faccia, no? Di tutte le diversità meravigliose. È un uomo che Springsteen più volte ha descritto come colui, no? Che lo ha aiutato a superare tantissime difficoltà, ok? Clarence muore nel 2011 e tutti i fan di Springsteen, tutti i giornalisti si chiedono se addirittura lui continuerà a suonare dal vivo, perché era talmente importante non soltanto affettivamente ma anche nella band, che dicono è insostituibile. E infatti lui ricomincia a fare la tournée e lo sostituisce non con una persona, con 5, probabilmente messe uno sopra l'altro, erano alte come lui. Fra queste 5 mette tra l'altro il nipote di Clarence, Jake Clemons, no? Che anche lui poi dopo, adesso c'è soltanto lui. Però in quella tournée lui inizia a girare per gli Stati Uniti d'America, arriva mi pare a Tampa, e arriva il momento in cui lui esegue questa canzone che si chiama 10th Avenue Freeze Out. Non è una... La passi un attimo, Chiara. Ecco, questa canzone qua è una canzone bellissima del repertorio di Springsteen, perché è una canzone che racconta di quando lui ha formato la sua band, di quando aveva 20 anni, e c'è un momento particolare in cui lo racconta quando Clarence è comparso per la prima volta nella sua vita, e lui racconta che a un certo punto entra in questo locale e lui dice the big man, no? Join the band, nel verso della canzone. E quando dice The Big Man Joined the Band, nel verso della canzone parte l'assolo di Clarence. Ovviamente eseguita dal vivo senza di lui, tu ti domandi come fa, no? Con questo assolo. Nel frattempo, quando parte questa canzone, entra sul palco un ragazzino, alto più o meno come questo del Gio, vestito come i Blues Brothers, e questo ragazzino è Jared Clemons, il figlio più piccolo di Clarence Clemons, e lo fa mettere lì vicino a suo zio. Arriva il momento, abbassa pure Chiara, arriva il momento in cui, no, lui deve dire The change was made uptown and the big man joined the band. Ecco, adesso vi faccio sentire quello che succede, no? Adesso dice This is the point in time. Stoppa di suonare, ma tutta la band, stanno zitti, stoppano, lui è così, con un braccio alzato sembra la Statua della Libertà. E non è una retorica quella che sta facendo, no? Lui praticamente si rivolge al cielo e questo è il suo modo per celebrare il papà di Jared. C'è tutto il pubblico che applaude e lui continua, non è che... cioè, ride perché è felice, no? E incita il pubblico, stanno così per un minuto e mezzo ed è una cosa meravigliosa, no? Un po' come se dicesse a sto bambino guarda che cazzo di amore ha generato tuo padre. Ora, se in questo momento a voi non scoppiate a piangere, come dice Buffon, avete un cassonetto dell'immondizia al posto del cuore, ragazzi. Al posto del cuore.
Io pianto come un vitello quando ho visto questo video. Ho pianto come un vitello. E lì capisci perché. Perché a un certo punto un cretino di 49 anni avrebbe voluto fare la rockstar, ok? Perché avrei voluto scrivere delle canzoni a cui le persone potevano associare i momenti più belli delle loro vite. Perché penso che questo sia il potere straordinario della musica, un potere incontrovertibile, immutabile, sarà sempre così. Sarà così per l'eternità, sarà così anche per i nostri figli. Magari fra 20 anni ascolteranno una canzone di San Giovanni.